È appena terminata la partita fra la Contà di Castel di Montichiari e la Comarc Bergamo Basket 2014, successo per i padroni di casa col punteggio di 69-61. Siamo insieme a coach Alessandro Galli. Allora Ale, si è interrotta la serie positiva di 5 vittorie consecutive nel girone di ritorno. Un commento a questa gara? Il commento posso dirti è che la serie che si è interrotta dobbiamo essere bravi a ricominciarne subito un'altra. Dobbiamo convincerci che abbiamo tutte le qualità tecniche, morali, tattiche e via dicendo per poter aprire un'altra serie importante. Perdere a Montichiari dà fastidio, era una partita che poteva veramente lanciarci in orbita, soprattutto psicologicamente, ma si vede che quest'anno non ci viene nulla facile, dovremmo essere bravi a resettare subito questa sconfitta e lavorare sodo per riaprire, come dicevo prima, un'importante nuova serie di vittorie. Ce lo meritiamo e dobbiamo far di tutto per ottenerle. Cosa è mancato secondo te questa sera per essere davvero competitivi su questo campo? Ma sicuramente può sembrare una scusa, ma è una squadra molto forte con cui noi ci accoppiamo male. Ci sono altre squadre molto valide con le quali facciamo meno fatica. Loro hanno queste caratteristiche fisiche, questa fisicità che noi soffriamo molto. Noi il nostro giocatore più fisico è Mercante, oggi ha fatto un po' fatica, forse anche perché contro una squadra che gli ha dato fastidio. E quindi ripeto, la loro fisicità noi la paghiamo. Però oserei dire, abbiamo cominciato bene, a dimostrazione che la concentrazione c'era, la voglia di vincere c'era. Abbiamo sofferto nel secondo quarto in particolar modo, abbiamo anche avuto dei cambi obbligati perché per due volte i giocatori infortunati che perdevano sangue sono dovuti uscire, quindi abbiamo fatto anche delle rotazioni un po' particolari. Male, perché bisogna essere onesti, male, molto male, i 39 punti presi nel primo tempo, però noi siamo una squadra difensiva. Nel secondo tempo, a 1 minuto e 30 dalla fine, forse anche meno, 1:21, avevamo subito 61 punti. Poi col fallo sistematico siamo arrivati a 69 loro. Però ripeto, 39-61, se non sbaglio, vuol dire che in 19 minuti nel secondo tempo abbiamo preso 22 punti. Noi siamo quelli. Se ci convinciamo, noi difensivamente siamo una squadra che può fare momenti bui in attacco, ma in difesa deve essere sempre tosta. Quindi consapevoli di questo, siamo partiti bene, abbiamo una buona difesa, cancellare, analizzare e poi cancellare una volta capiti i motivi quel brutto secondo quarto e, come dicevo all'inizio, non sono frasi fatte, ricominciare forte, convinti di fare un'altra serie e noi dobbiamo assolutamente rimanere, perché ce lo meritiamo, in queste zone di classifica. Settimana prossima, impegno casalingo contro la Friuladria Pordenone. Altra partita importante, altra partita da sapore dei playoff? Il sassolino nella scarpa ce l'ho che mi dà fastidio della partita dell'andata. È stata la nostra peggior prestazione. Si può vincere e perdere pallacanestro, voglio dire, ci sono anche gli avversari, nei nostri gironi ce ne sono tanti validi. Ma l'andata noi abbiamo giocato proprio male. Siamo stati asfaltati, come si dice in termine tecnico, da Pordenone e quindi dobbiamo toglierci questo sassolino nella scarpa. Dobbiamo fare una grande partita perché ripeto, è stato il momento peggiore della nostra stagione. Dobbiamo dimostrare a tutti quanti che noi ci siamo. Grazie Ale, in bocca al lupo. Crepi, grazie a te.